Ecco un altro appuntamento di Impariamo Giocando. Oggi parliamo delle stagioni. Dopo aver imparato i giorni della settimana e i mesi dell'anno, ora impariamo le stagioni. Il concetto di tempo e la suddivisione in stagioni, mesi, giorni sono difficili da elaborare per i bambini. Ci sono diverse scuole di pensiero e molte strategie valide che, con l'ausilio di strumenti pratici e divertenti, possono favorire il processo di apprendimento. Il gioco è, come spesso accade, il principale veicolo di informazioni e nozioni che possono essere elaborate in maniera semplice e intuitiva. Vediamo alcuni strumenti e qualche consiglio per accompagnare i nostri bambini alla scoperta del tempo e delle meraviglie di ogni stagione. Esistono quindi delle valide strategie per favorire l'apprendimento del concetto di ciclicità delle stagioni e dei mesi. Uno di questi modi è il pannello del calendario. Uno degli strumenti più validi e apprezzati dai bambini è il cosiddetto pannello del calendario. Si tratta di un semplice calendario che potete realizzare insieme ai vostri bambini prendendo un grosso foglio da disegno o un cartoncino. Disegnate due cerchi concentrici, uno piccolo che dividete in quattro parti e uno più grande che dividerete in 12 spicchi. Dopodiché andrete a inserire in senso orario i mesi, mettendoci anche qualche disegno che li rappresenti, e nel cerchio più piccolo inserite invece le stagioni. Ed ecco realizzato il vostro calendario. Ora sarà facile ed intuitivo per il bambino capire la ciclicità delle stagioni, il passare dei mesi. Il calendario delle stagioni e dei mesi è uno strumento colorato che stimola l'osservazione diretta da parte dei bambini. Se volete renderlo ancora più interattivo, potreste ritagliare anche delle immagini e farle posizionare direttamente al bambino all'interno di ogni mese corrispondente, e poi chiedere al bambino in che stagione siamo, permettendo così di affinare le doti di ragionamento e di coordinazione. Un altro modo per spiegare ai bambini in modo semplice e divertente il ciclo delle stagioni è quello di utilizzare quattro scatole. Su ogni scatola andiamo ad incollare l'immagine di uno stesso albero ritratto nei suoi cambiamenti stagionali. Quindi avremo un albero per ogni stagione, quindi un albero con i frutti, un albero con i fiori, un albero a cui cadono le foglie e un albero ricoperto di mele. È possibile inoltre riempire le scatole con le immagini e disegni raffiguranti eventi, fatti, fenomeni e paesaggi tipici della stagione presa in esame. Meglio ancora se precedentemente creati dai bambini stessi, anche con delle ricorrenze che loro possono ricordare, come il compleanno della mamma, del papà, dei fratellini, il carnevale, l'inizio della scuola e così via, in modo da aiutarli a collocare i disegni nella giusta scatola. A titolo di esempio potremmo quindi ritrarre una spiaggia, una pista da sci, appunto delle montagne e così via, in modo tale da poter far capire al bambino la ciclicità delle stagioni. E un'altra cosa che vi suggerisco potrebbe anche quella di aggiungere ulteriori elementi da loro disegnati, come frutta, fiori e abbigliamento. A questo punto dobbiamo spiegare la durata delle stagioni. Per introdurre ai bambini il concetto di durata delle stagioni, utilizziamo una classica e semplice linea del tempo. Per prima cosa elenchiamo i mesi dell'anno, da gennaio a dicembre. Dividiamo l'arco di tempo illustrato in quattro parti, ognuna di un colore diverso. Agli estremi di ogni intervallo riportiamo le date del solstizio e dell'equinozio. Per sottolineare la ciclicità continua delle stagioni, è possibile ripetere la sequenza più di una volta. Dobbiamo anche spiegare cosa vuol dire equinozio e solstizio. E qual è la differenza? Come spiegare quindi ai bambini questi concetti? In maniera semplice e comprensibile per i bambini è presto detto. Procediamo però per gradi. Equinozio e solstizio. Cosa sono e qual è la loro differenza? Potreste iniziare spiegando loro le origini dei due termini. Cioè, cosa vuol dire equinozio? Che significa notte uguale. In sostanza vuol dire che il giorno e la notte hanno la stessa durata. La parola solstizio significa che il sole sta fermo. Durante i solstizi, in pratica, il sole sembra sorgere e tramontare nella stessa identica posizione all'orizzonte. Quindi equinozi e solstizi scandiscono il passare delle quattro stagioni. In occasione dell'equinozio di primavera, che cade indicativamente tra il 20 e il 21 marzo, e quello di autunno tra il 22 e il 23 settembre, avviene che la durata del giorno e della notte sono uguali.
Di contro, in occasione del solstizio d'estate che si verifica a giugno intorno tra il 20 o il 21 e in corrispondenza dell'inizio della stagione, si hanno le maggiori ore di luce nell'anno, a discapito di quelle di buio, che sono invece più brevi. Durante il solstizio d'inverno, invece, che avviene tra il 21 e il 22 dicembre, si verifica esattamente la condizione opposta. Le stagioni quindi abbiamo detto essere quattro: estate, autunno, primavera e inverno. E ora dobbiamo effettivamente dire quanto durano e da che periodo a che periodo vanno. La primavera boreale corrisponde all'autunno australe, che però è la nostra primavera, quindi va dal 21 marzo al 21 giugno, l'estate dal 22 giugno al 22 settembre, l'autunno dal 23 settembre al 21 dicembre, l'inverno dal 22 dicembre al 20 marzo. Ma dobbiamo anche spiegare ai bambini in ogni stagione che cosa può accadere, quindi partiamo dall'autunno. L'autunno è una delle stagioni più semplici da spiegare. La caduta delle foglie dagli alberi è una visione ben chiara per i nostri piccoli, come lo è lo scricchiolio delle foglie secche sotto i loro piedi. Usate quindi questi due esempi per spiegare loro questa stagione dell'anno, dicendo ai vostri figli che in autunno le temperature cominciano gradualmente a scendere e spesso soffia anche un leggero venticello insistente, che è una delle cause della caduta delle foglie. Spiegate anche ai vostri bambini che l'autunno è divertente, perché in questa stagione si possono raccogliere le castagne e che si possono anche cuocere in forno e mangiarle tutti insieme, magari davanti a un bel film o leggendo una bella fiaba. L'inverno. Ai bambini l'inverno piace perché c'è la neve, ma soprattutto perché è la stagione del Natale e quindi la stagione dei regali. A differenza di noi adulti, la maggior parte dei più piccoli ama l'inverno, in quanto succedono cose per loro molto fantastiche, appunto l'arrivo di Babbo Natale. Usiamo allora questo simbolo per spiegare ai bambini cos'è l'inverno, ossia che è la stagione più fredda dell'anno, dove spesso cade la neve e le città si colorano di luci intermittenti e tutto diventa più colorato, ci sono le palline sugli alberi, gli alberi di Natale. E fissare quindi nella loro mente che la stagione invernale, basterà anche ricordargli che in inverno ci sono le lunghe vacanze natalizie dalla scuola. Nemmeno il più studioso dimenticherà finalmente che potrà stare qualche settimana a casa, godendosi le vacanze con tutta la sua famiglia. Primavera. Per presentare la primavera ai bambini come la stagione in cui tutto si risveglia, cominciano a spuntare i primi fiordellini e dopo l'autunno e l'inverno, quindi abbiamo, che sono le due stagioni più fredde dell'anno, comincia a risvegliarsi la natura, quindi comincia a comparire un pallido sole, gli animali si risvegliano dopo il lungo sonno e questo forse è il momento migliore per spiegare la stagione primaverile ai nostri bambini. Sviluppare quindi i loro sensi facendoli notare, per esempio, che poi sbocciano nei prati, fargli respirare il profumo dell'aria, dell'erba appena tagliata, aiuterà a comprendere meglio questa stagione. Se poi si dice loro che in primavera finalmente potranno tornare a giocare al parco, inseguendo le farfalle nei prati, sicuramente sarà e capiranno appieno il significato di questa stagione di rinascita e come non poterla amare. L'estate. L'estate è una delle stagioni preferite ovviamente dai bambini. Finisce la scuola, si può andare al mare, si può giocare, si fanno i giochi dell'acqua e quindi questa stagione la capiscono prima di tutte le altre, dove le giornate si allungano e il buio si fa aspettare sempre un pochino di più. Se poi sono già stati al mare, sarà facile dirgli che in estate ci si può tornare e quindi si può andare in spiaggia a fare i castelli. E nella pratica sarà poi la sensazione dei granelli di sabbia tra le loro dita sottili a spiegare ai più piccoli il significato appunto di questa stagione. Ma ora, una bellissima poesia di Gianni Rodari ci aiuterà a capire le stagioni. Primavera è una giovinetta, con in bocca la prima violetta. Poi viene l'estate, nel giro eterno, ma per i poveri è sempre inverno. Viene l'autunno dalla montagna, che ha l'odore di una castagna, viene l'inverno dai ghiacciai e nel sacco non ha che guai. Ciao bambini!